Questa mattina abbiamo organizzato con l'Urban Center un'iniziativa di divulgazione e di informazione sulle innovazioni proposte dal Trattato di Lisbona. Erano presenti il dottor Micheletto dell'Europe Direct del Veneto e due ospiti illustri europarlamentari, l'onorevole Bizzotto e l'onorevole Serracchiani. È stato un momento importante per conoscere sia tecnicamente le novità introdotte da questo nuovo trattato che è in vigore già da un anno, che prevede un rafforzamento del Parlamento europeo, una nuova struttura delle istituzioni europee che dovrebbe potenzialmente essere uno strumento per le grandi sfide di noi cittadini europei. In particolare gli aspetti economici, la globalizzazione, le grandi infrastrutture, la politica estera, sono tutti temi che, pur essendo macroeconomici, macropolitici, riguardano la vita di tutti noi. Il Trattato di Lisbona, è una risposta, parziale che viene data a questo tipo di problemi. Però è stato evidenziato in questo incontro la necessità di supportare uno strumento che è una buona traccia per i cambiamenti che noi tutti aspettiamo e ne sarà necessario anche un grande impegno di scelte politiche e nonostante le ovvie divergenze tra le due parlamentari che rappresentano i due schieramenti politici italiani, c'è stata una concordanza in questo senso. Ci vogliono più decisioni a lungo termine per permettere all'Europa di mantenere la sua stabilità economica e sociale e per fare in modo che sia uno strumento di sviluppo e di pace oltre i suoi confini e nel vicinato.